stato un confronto diretto, senza mezze parole. Abbiamo ricostruito l'iter del procedimento amministrativo sotto questo aspetto, l'atto di soppressione, perché bisogna dirlo, di 7 presidi di continuità assistenziale risale al 2013 a firma del commissario ad acta di allora. Poi fu congelato tutto di fatto, e nel 2016 c'è un altro atto amministrativo, una deliberazione della Regione Abruzzo guidata dal governatore D'Alfonso che conferma le stesse soppressioni. Anche qui dal 2016 fino a qualche giorno fa la comunicazione della ASL di in questo caso neanche soppressione, ma di riduzione dell'orario e dei giorni della guardia medica di Nereto, quindi la chiusura di fatto dal lunedì al venerdì, diciamo l'apertura solo il sabato e la domenica. Dicevo, il problema nasce soprattutto dal verificare alcuni aspetti. Allora, io ho chiesto alla ASL perché è stato assunto questo provvedimento dopo anni di congelamento e soprattutto perché è stato assunto questo provvedimento esclusivamente per Nereto e per Colledara e non per gli altri 5 presidi di continuità assistenziale comunque oggetto della chiusura. E purtroppo nessuno mi ha saputo dare questa risposta. Era insieme a me il sottosegretario alla Regione Abruzzo Umberto D'Annunzio. Comunque proprio questa mattina invierò una nota a tutti i consiglieri regionali della provincia di Teramo, consiglieri regionali e assessori, perché anche qui la politica deve assumere delle responsabilità. Questo l'ho chiarito alla direzione generale dell'ASL, dicendo una cosa molto molto semplice e banale. O la regione trova il modo di superare questi atti amministrativi disattesi per anni o congelati per anni, con ulteriori provvedimenti interni di cui io non ho contezza, io ho soltanto gli atti, diciamo, che sono stati pubblicati, oppure la ASL di Teramo trova la soluzione per dare continuità assistenziale sui territori a tutti i presidi delle guardie mediche, oppure le chiude tutti e 7. Quindi dà seguito a dei provvedimenti che io capisco, io l'ho detto anche al direttore generale in maniera molto chiara. Io capisco le difficoltà, c'è carenza di personale. La ratio, lo spirito del commissario ad acta di allora e la conferma nel 2016 è quello di diciamo, ridurre. O meglio, di aumentare la popolazione rispetto al numero delle guardie mediche, quindi andare oltre i 5.000 abitanti, il tetto di 5.000 abitanti, ma di fatto questa situazione comunque arrecherà grossi disagi alla cittadinanza e quando si non solo di Nereto, quindi in questo caso anche di Sant'Omero, di Corropoli e di Torano Nuovo, perché se verremo accorpati all'unità compressa di Sant'Egidio, vuol dire che la guardia medica che sta a Sant'Egidio dovrà coprire un territorio molto più ampio, una popolazione quasi di 30.000 abitanti. Quindi ditemi voi se è una cosa oggettivamente possibile e soprattutto se questa è la cosiddetta medicina territoriale di prossimità. Secondo me, non è né una medicina di prossimità né una, diciamo, una vicinanza appunto alla cittadinanza. Tutto qui, quindi in maniera diretta, chiaramente ci sono stati anche dei toni alti, però io ho chiesto di conoscere quali fossero i criteri per iniziare questa soppressione proprio dal comune di Nereto e di Colledara. Non c'è stata nessuna risposta sotto questo aspetto. Io investirò anche l'Unione dei Comuni e soprattutto quei sindaci che fanno parte del comitato ristretto dei sindaci in ASL, perché io ritengo opportuno che questo chiarimento vada fatto però in maniera generale con tutti gli altri sindaci.